Sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Iniziamo il Santo Rosario in quest'anno di vigilia del Santo Natale e vogliamo pregare la Madonna per tutte le vostre intenzioni, ma anche per tutti quelli che sono collegati con noi in questa preghiera di lode a Maria e a Gesù. Ecco, la Madonna e San Giuseppe ci accompagnino in questo cammino che stiamo andando verso Betlemme per accogliere Gesù bambino e ci vogliono appunto concedere le grazie che domandiamo. Io sono in fondo alla chiesa, se c'è qualcuno che si deve confessare, venga giù. Signore Gesù Cristo, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono del mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Apriamo il cuore a Maria. O Maria, mamma nostra cara, nei momenti difficili della nostra vita, come quello che stiamo attraversando ora, noi sentiamo la tua vicinanza e percepiamo il battito del tuo cuore che ci infonde coraggio e serenità. O Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, tu andasti in fretta da Elisabetta per aiutarla in un momento tanto delicato della sua vita. Vieni anche nelle nostre case e riempile con la luce e il conforto della tua materna bontà. O Maria, mamma nostra cara, come accadde a Cana di Galilea, talvolta accadiamo nell'apprensione. Aiutaci con la tua presenza sempre attenta e vigile e riportaci a sorridere con rinnovata fiducia. O Maria, tu non ci abbandonerai mai. Grazie. Meditiamo i misteri gloriosi. Il primo mistero glorioso ci mette davanti l'evento più grande e più consolante di tutta la storia umana. Gesù risorge dai morti
e dà inizio ad una nuova umanità della quale noi facciamo già parte per il battesimo, ma aspettiamo il compimento nella risurrezione finale della carne. Viviamo quell'attesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, o Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero glorioso ci mette davanti la scena dell'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è un abbandono, Gesù è sempre presente, ma è nascosto, perché vuole che noi siamo la visibilità della sua bontà, della sua mitezza, della sua pazienza, della sua umiltà e della sua misericordia. È una grande missione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto dei tuoi seni, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto dei tuoi seni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le pene della tua misericordia. Il terzo mistero glorioso è la Pentecoste. Si compie la promessa di Gesù e lo Spirito Santo discende su Maria e sugli apostoli in preghiera nel cenacolo e riempie di coraggio, di entusiasmo il loro cuore per annunciare la bella notizia che Dio ci salva in Gesù e la missione continua attraverso di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi, Dio, perdona le nostre colpe, presentaci dal presente del fuoco, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, con misericordia. Il quarto mistero glorioso è l'assunzione di Maria al cielo. In Maria si compiono perfettamente le parole del suo Magnifica: Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Quante volte vediamo compiersi queste parole, quante volte. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo le anime, specialmente le bisogno della tua misericordia. Il quinto mistero glorioso è il paradiso, che è la meta della nostra vita, la speranza della nostra vita. E in paradiso Maria è regina degli angeli e dei santi. E in paradiso, e dal paradiso, Maria ci segue, ci protegge, perché Maria è mamma per sempre, la nostra mamma celeste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oggi Dio ci perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le nostre anime, specialmente le nostre più bisognose della tua gloria. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri deboli, come noi rimettiamo a noi i nostri deboli, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prega per noi,
L'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore per ciascuno di voi,
di coloro che ci seguono da casa o dagli ospedali o da residenze per anziani o da qualsiasi altro posto. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a casa il frutto della preghiera, che è la bontà. Novena del Santo Natale. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. I pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Gesù, donaci il desiderio di cercarti, sapendo che soltanto tu sei la risposta ad ogni desiderio e che solo in te è la nostra vera gioia. Ti aspettiamo, Signore Gesù, attendiamo la tua venuta e la tua luce. Aiutaci a preparare il nostro cuore alla tua venuta. O Gesù, bambino dolcissimo, che dal seno del Padre scendesti per la nostra salvezza nel seno di Maria Vergine, dove concepito di Spirito Santo divenisti Verbo incarnato, fa che noi umili di spirito godiamo il frutto della tua redenzione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Vieni, Signore Gesù, resta con noi. Vieni, Signore Gesù, resta con noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. O dolce vita mia, sei figlio di Maria, tu sei il mio caro Dio, sei tutto il mio Gesù. O Gesù bambino dolcissimo, che nato in Betlemme da Maria Vergine, fosti avvolto in poveri panni, adagiato nel presepio, glorificato dagli angeli e visitato dai pastori, fa che il nostro cuore sia degno di riceverti bambino e di adorarti Redentore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vieni, Signore Gesù, resta con noi. Vieni, Signore Gesù, resta con noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
la tua venuta, la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore. Prepara il nostro cuore alla tua venuta, a riconoscere la grazia e la luce che vieni a portare nei nostri angoli bui. Signore Gesù, vogliamo accoglierti nelle nostre giornate e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri, perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio che porta al mondo la speranza. Proposito, mettiamoci a disposizione di chi ci chiede aiuto, soprattutto di chi ci ha chiesto accoglienza, ma ha trovato la porta del nostro cuore chiusa, e partecipiamo alla messa di Natale per incontrare Gesù e adorarlo con tutto il cuore. O dolce vita mia, sei figlio di Maria, tu sei tutto il mio tesoro. Vorrei per te, Signore, morire un giorno d'amore. Per te, bambino mio, che mi hai salve, origina, madre di misericordia, vita, dolcezza e anima nostra, salve. A te suspiriamo, gemendo, gemendo in questa alma. Ogni giorno tu Thank you.
E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti nella casa della Madonna in questi giorni che ci separano dal Santo Natale. E vogliamo pregare la Madonna e San Giuseppe che ci aiutino a preparare degnamente il nostro cuore per accogliere Gesù, il nostro Dio, il nostro Re, colui che ci ha salvati e ci ha redenti. E anche se oggi è il mercoledì dedicato a San Giuseppe, ecco, vogliamo proprio pregarlo che voglia dare pace, serenità alle nostre famiglie, ai giovani, ecco, perché possano ritrovare la via della gioia, della felicità, che si trova soltanto in Gesù. E appunto mettiamo su quest'altare tutte le nostre intenzioni e anche di quelli che sono collegati con noi, soprattutto per gli ammalati, perché possano trovare fiducia nel Signore e anche nelle nostre preghiere per un futuro migliore. Chiediamo ora perdono dei nostri peccati e imploriamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensiero, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie ed eterno, è ormai davanti a noi il Natale del tuo Figlio. Ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria e si è degnato di abitare fra noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi. Li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli converterà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. In piedi. O Emanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni, per Elisabetta, si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome».
tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore. Alleluia. 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 Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, la liturgia stasera ci ha fatto ripetere questo versetto: leviamo il capo, alziamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Stiamo all'antivigilia di Natale. Già domani sera celebreremo questa nascita di Gesù. E la liturgia anche questa sera ci vuole preparare per accogliere degnamente questo Figlio di Dio che viene a portarci salvezza, pace, gioia. Anche se viviamo in questo momento particolare, ecco, di tristezza, possiamo dire forse, per tutte le questioni che voi conoscete della pandemia, del coronavirus, però ecco, per noi cristiani, ecco, deve essere vivo il nostro desiderio di accogliere Gesù e il nostro cuore deve essere pieno di gioia. E avete sentito questa sera il messaggio che ci ha dato la parola di Dio. Il profeta Malachia annunciava al popolo di Israele: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me. Perché sapete, nell'antichità, quando arrivava un re o un grande personaggio, il giorno prima andava uno, un messaggero, ad avvisare la popolazione perché si preparasse ad accogliere questo re o questo imperatore che arrivava. Ebbene, anche il profeta Malachia al popolo dice: ecco, io mando il mio messaggero. E chi è questo messaggero? È Giovanni Battista. E sapete chi è Giovanni Battista? È il precursore di Gesù, figlio di Elisabetta e Zaccaria, che erano cugini della Madonna. La Madonna, quando ha ricevuto l'annunzio dell'angelo Gabriele, ha saputo in quel dialogo con l'arcangelo che questa sua cugina, anziana, quasi centenaria, sterile, aveva avuto un figlio ed era già al sesto mese. E la Madonna si è precipitata dopo l'annunciazione ad aiutare questa sua cugina. Ha fatto 150-160 chilometri, perché da Nazareth in Giudea a In Karim c'è questa distanza, quindi è andata per aiutare questa sua cugina che era sola, anziana. E quando è arrivata lì, Elisabetta, che era una santa donna, illuminata dallo Spirito Santo, ha detto: come mai la madre del mio Signore viene da me? Perché tu appena mi hai salutato, il bambino che c'ho nel grembo ha esultato di gioia. E infatti Giovanni Battista è stato santificato nel grembo materno da Gesù che portava Maria nel suo grembo. E dice la Madonna queste parole: beata te che hai creduto. Ebbene, la Madonna è stata lì fin quando è nato Giovanni Battista. E c'era l'usanza che quando veniva il bambino nato e portato per la circoncisione, gli veniva imposto un nome. E tutti volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma la madre ha detto: no, non si chiamerà così, si chiamerà Giovanni. Ma guarda, non c'è nessuno della tua parentela che porta questo nome, è la stonatura. E allora hanno chiesto al padre, il quale non poteva parlare, perché era restato muto. Sapete perché? Perché nel Tempio, lui era un sacerdote del Tempio, quindi andava a offrire l'incenso,
Un giorno, mentre offriva l'incenso, gli è apparso l'arcangelo Gabriele e gli ha detto che la moglie avrebbe avuto un figlio e che lo doveva chiamare Giovanni, perché doveva preparare le vie al Signore. E Zaccaria, a differenza della Madonna, non ha creduto. E Gabriele gli ha detto: resterai muto finché non si avvereranno queste cose. E infatti lui non poteva parlare. E allora ha chiesto una tavoletta, e su questa tavoletta ha scritto: il suo nome è Giovanni. E in quel momento è avvenuto il miracolo, si è sciolto la sua gola, ha cominciato a parlare e ha fatto un bellissimo cantico che noi ogni giorno cantiamo alle lodi mattutine. Benedetto il Signore di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. Ecco, è un cantico più o meno come quello della Madonna. Quindi allora Giovanni è il precursore di Gesù. Che cosa ha fatto Giovanni? Ha preparato i suoi contemporanei ad accogliere Gesù. Viveva anzitutto poveramente, si era ritirato nel deserto, mangiava miele selvatico, sentite, locuste, cavallette, altri che i nostri pranzi, Questo avendo un uomo penitente, però era un uomo coraggioso e cercava di dire alla gente: convertitevi, perché il regno di Dio è in mezzo a voi, fra poco arriverà il Messia, dovete cambiare vita. E la gente si convertiva, lui li battezzava nel fiume Giordano. E guardate la sua grandezza qual è, che lui è stato il primo a riconoscere il Messia e lo ha indicato. E lui un giorno che passava di là, è lui l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma nonostante che l'ha riconosciuto, lui è stato molto umile, perché diceva alla gente: non sono io il Messia, ma verrà uno dopo di me, al quale io non sono degno neanche di sciogliergli i legacci dei sandali. E Giovanni quindi ha fatto questa sua missione, ha preparato il popolo ad accogliere Gesù e l'ha testimoniato poi con il martirio. Sapete perché? Giovanni Battista rimproverava al re Erode un grave peccato che commetteva e che era sotto gli occhi di tutti. Conviveva con la moglie del fratello e Giovanni gli diceva: non ti è lecito per la legge di Dio vivere così. E lo fece mettere in carcere e poi gli tagliarono la testa. Ecco, Giovanni Battista, guardate che esempio ha dato. Ha difeso la verità e con la verità ha pagato la sua vita a Cristo Signore. Bene, che insegnamento da noi? Allora, poche cose. Fratelli e sorelle, anzitutto dobbiamo anche noi accontentarci di quello che abbiamo. Siamo adesso in questa situazione che voi conoscete bene. Ringraziamo il Signore sempre e diciamo: Signore, abbi pietà di noi. Riconosciamo la nostra debolezza, la nostra miseria, perché questa nostra società permissiva col consumismo sta distruggendo tutti i valori, anche quelli sacri, anche con leggi inique che fanno i nostri governi. Quindi allora ringraziamo il Dio e diciamo: Signore, abbi pietà di noi. Dobbiamo riconoscere la nostra miseria perché abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio. Ormai siamo vicini al Natale e quindi dobbiamo andare con il cuore purificato, ecco, con una santa confessione, ecco, ricominciare una vita nuova perché Gesù possa essere accolto da noi. Quindi allora questa è la prima cosa, proprio per incontrare degnamente il Signore. E poi una seconda cosa, imitare le virtù di Giovanni Battista. Quindi essere umili, chi è umile si umilia, ecco, nel senso che riconosce la propria indegnità e la propria miseria. Ma chi è superbo, chi si crede superiore agli altri, continua la sua vita e fa soffrire gli altri. E invece no, dobbiamo capire che Giovanni Battista, nonostante la sua grande missione, si è ritenuto l'ultimo, non sono neanche degno di sciogliere i legacci dei sandali. E poi questa sua vita penitente ci dovrebbe aiutare a essere parsimoniosi nella nostra vita. Papa Francesco diceva pochi giorni fa: il consumismo ha distrutto il Natale. Perché oggi si pensa ai regali, questo, vogliamo questo, quell'altro. Cioè, il vero Natale per noi cristiani qual è? È accogliere Gesù nella nostra vita. E come si accoglie Gesù?
Ecco, con la santa confessione e ricevendolo nella comunione. Ma quanti non si confesseranno, non faranno la comunione quest'anno? Adesso con la scusa della pandemia, perché ci sta il lockdown. Quindi immaginate, saranno pochissimi quelli che riceveranno Gesù. E allora, quando noi togliamo Gesù dalla nostra vita, la nostra vita diventa un inferno, fratelli e sorelle. Diventa un inferno. Non troviamo pace, perché il mondo non ci può dare la pace. La pace ce la dà soltanto Gesù. Quando noi ci riconosciamo miseri, peccatori, riconosciamo le nostre debolezze, allora il Signore, come dice Sant'Agostino, si precipita nelle anime umili. La Madonna, dice Sant'Agostino, ha concepito il Figlio di Dio, non perché era immacolata, era senza peccato, ma per la sua umiltà. Virginitate placuit, umilitate concepit. Piacque a Dio per la sua virginità, immacolatezza, ma ha concepito il Figlio di Dio per la sua umiltà. Ecco quindi allora, fratelli e sorelle, dobbiamo rivestirci, ecco, di questi sentimenti e cercare di accogliere degnamente Gesù che ormai è vicino. E allora sarà il vero Natale per noi, sarà la vera ripresa spirituale per noi, perché non lo dimentichiamo, fratelli e sorelle, soltanto con Gesù la nostra vita ha un senso. Soltanto con Lui noi camminiamo sicuri, anche in mezzo alle prove, alle difficoltà, perché è Lui che ci sostiene con la sua grazia, ci sostiene con la sua benedizione. Ecco, c'è un versetto del Salmo che dice: ti porterò tra le mie palme, cioè tra le mie braccia, nelle mie mani, ti terrò stretto tra le mie. Allora questa è la nostra fortezza, fratelli e sorelle. E allora chiediamo alla Madonna, chiediamo a San Giuseppe che ci aiutino ad avvicinarci a questa grotta di Betlemme con questi sentimenti, perché Gesù possa nascere dentro di noi, possa cambiare la nostra vita e soprattutto possiamo diventare anche noi, come Giovanni, ecco, precursori di Gesù, perché Gesù ritornerà, sta per ritornare Gesù, non sappiamo quando, ma ritornerà. E allora ognuno di noi deve essere questo banditore, questo annunciatore di Gesù che ci ama, che ritorna, e quindi dobbiamo convertirci, dobbiamo diventare più buoni. Allora il mondo cambierà e ci sarà pace per tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, sulle montagne della Giudea si aprì la bocca e si sciolse la lingua di Zaccaria per benedire il Signore ed edificare i vicini. Anche noi, riuniti qui nella casa di Dio, innalziamo la nostra preghiera per richiamare la divina clemenza sulla Chiesa e sul mondo intero, e diciamo insieme: Signore, mostraci la tua misericordia. Signore, mostraci la tua misericordia. Perché anche ai nostri giorni non manchino apostoli e profeti che sappiano con lo zelo di Elia guidare le anime alla conoscenza di Dio e alla pratica delle virtù. Preghiamo. Signore, mostraci la tua misericordia. Piena di ottimismo è la concezione che il salmista ha avuto del mondo e ardente la sua invocazione al sommo creatore. Perché anche noi sappiamo considerare cose ed eventi alla luce della fede e nutrire una incrollabile fiducia in Dio. Preghiamo. Signore, mostraci la tua misericordia. La nascita del Battista ci fa pregustare l'ormai imminente nascita del Salvatore, perché queste ultime giornate di avvento conoscono maggiore raccoglimento e impegno di fede. Preghiamo.
Signore, mostraci la tua misericordia. Perché lo Spirito che ha concesso al precursore santità di vita e il carisma di una testimonianza eroica, concede anche a noi di andare incontro a Cristo che viene con cuore libero e puro. Preghiamo. Signore, mostraci la tua misericordia, perché tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare la nostra sorella Clelia, dopo di essere stati purificati come oro e argento, siano ammessi al cospetto di Dio e resi partecipi della sua stessa beatitudine. Preghiamo. O Gesù, Redentore e Maestro, che sei sceso nella valle del nostro esilio affinché il mondo imparasse a volgere lo sguardo al suo Creatore, accresci in noi fede e gratitudine per diventare tua degna dimora e tuoi fedeli discepoli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, questo sacrificio, espressione perfetta della fede, operi la nostra riconciliazione con Te, perché rinnovati nello Spirito possiamo celebrare l'inizio della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Oh,
con ogni modo al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunziato da tutti i profeti. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Oh, Osanna, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella fede della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Orazio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, nostra Avvocata, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo recitando insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con voi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua venuta, ma di soltanto una parola e io sono qui. Viviamo con fede questo momento solenne dell'incontro con Gesù. Quelli che devono fare la comunione, si viene tutti dal centro e si esce dai laterali, ricevendo la comunione davanti al ministro. Quelli che non possono fare la comunione, facciano quella spirituale. Per farci come lui,
in questo momento di silenzio, ringraziamo Gesù che è venuto dentro di noi e a Lui esprimiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà, e Lui certamente ci aiuterà a risolverli. In piedi. Rinnoviamo ora la nostra consacrazione a Gesù per le mani di Maria, consapevoli della nostra vocazione cristiana. Rinnoviamo oggi nelle tue mani, o Maria, gli impegni del nostro battesimo. Rinunziamo a Satana, alle sue seduzioni, alle sue opere, e ci consacriamo a Gesù Cristo per portare con Lui la nostra croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. Alla presenza di tutta la Chiesa, ti riconosciamo, Maria, per nostra Madre, Signora e Avvocata Sovrana. A te offriamo e consacriamo le nostre persone, le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre case e il valore delle nostre buone opere, passate, presenti e future. Disponete di noi e di quanto ci appartiene alla maggior gloria di Dio, nel tempo e nell'eternità. Amen. Preghiamo. Da questo sacramento di vita eterna venga a noi il dono della tua pace, o Padre, perché siamo pronti a correre con le lampade accese incontro al tuo Figlio che viene. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ti salutiamo, o Regina nostra Avvocata. Tu hai grande confidenza con Gesù Cristo che è tuo Figlio, e nessuno dei santi del cielo ne può avere tanta. Tu puoi ogni cosa perché sei madre. A te nulla si nega perché sei regina. Non disprezzare dunque il nostro pianto. Non sdegnare i nostri sospiri. Non deludere la nostra attesa. Il Figlio tuo si lascia facilmente piegare da te, o Maria. Piegalo in nostro favore, e finché durerà questa vita miserevole, guariscici, difendici, proteggici e custodiscici. Amen. Salve, o Regina, Madre di Dio. Vita, dolcezza, speranza nostra. A te ricordiamo l'universo di figli di a te sospiriamo gemendo e piangendo questa valle di lacrime. Forse dubbi, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi di cuore di Dio. Mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Salutiamo anche San Giuseppe in questo anno a lui dedicato. Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e verginale,
la sapienza è con te. Benedetto sei tu fra tutti gli uomini, e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno padre e protettore di Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la divina sapienza, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cuori sacratissimi di Gesù, Maria e Giuseppe uniti, onore e lode, salvate le anime. San Michele, San Gabriele, San Raffaele, e voi tutti i santi angeli del cielo, pregate per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illuminami, custodiscimi, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sia lodato, ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato. Ora benedico le fotografie anche di ammalati che avete qui o nelle case, oggetti sacri, indumenti, l'acqua, il sale, l'olio, le candele e anche gli alimenti che assumete, perché come dice la Madonna, li potete usare, ecco, senza appunto aver danno dal demonio, perché il demonio sta irrompendo un po' dappertutto e mette proprio scompiglio nelle famiglie, e quindi allora queste cose benedette ci aiutano a stare alla presenza di Dio e a vivere sereni, mentre cantiamo insieme un inno alla Madonna. Ti salutiamo, ecco, vi auguro una buona serata e soprattutto anche una buona vigilia e un santo Natale. Qui domani sera alle ore 18 diciamo il rosario e la messa di mezzanotte si dirà, secondo adesso le nuove prescrizioni, alle ore 18:30, in modo che poi potete dura un'ora, quindi, ed esporremo anche Gesù Bambino alla venerazione. Vi auguro questo santo Natale a voi e anche a tutte le famiglie che sono collegate con noi, in modo particolare per gli ammalati. Ecco, non dimentichiamo in questi giorni gli ammalati, soprattutto quelli del Covid e le loro famiglie, perché con la nostra preghiera li dobbiamo sostenere e loro devono avere anche la gioia, la consolazione da Gesù Bambino che nasce, dalla Madonna, di guarire e di far anche loro celebrare il Santo Natale con noi e avere la speranza di un futuro migliore. Nel nome del Signore, andate in pace. Andiamo a casa. Vorrei salire in cielo, vedere il tuo bel viso, Madre del Paradiso, e mia madre di Gesù, prega per noi Maria, e di noi, Madre che tutto vuoi, apri di noi pietà, apri di noi pietà.